Salve a tutti ragazzi, a tutti gli amici di Game Over, il mio canale YouTube. Iscrivetevi, mi raccomando, perché farò delle serie proprio su questo gioco e anche altri giochi che usciranno in futuro. Allora, spieghiamo un po' un intro, facciamo un intro di questo Formula 2016, vediamo un po' cosa hanno portato come innovazione a questo gioco. Il fiore all'occhiello proprio del gioco è la carriera che in precedenza, nella scorsa edizione, non c'è stato. La carriera, poi abbiamo la stagione del campionato, che è praticamente come Formula 1 2015, uguale. Gara veloce, facciamo noi una gara alla random principale, questa era l'online. Nell'online hanno apportato una modifica rispetto all'anno scorso, che ci saranno 22 giocatori che possono correre. Bello questa cosa, mi piace. Praticamente è come se fosse una cosa reale. Prova a tempo, vabbè, dobbiamo registrare il miglior tempo e ora facciamo la carriera. Forgia il tuo percorso e diventa una leggenda. Perfetto. Io ragazzi ho già iniziato in modo ho familiarizzato con il nuovo gameplay. All'inizio ho avuto un po' di difficoltà, ma poi sono riuscito a capire il concetto. Abbiamo carriera normale, che sarebbe una carriera più facile, e poi abbiamo la carriera pro che più adatta ai professionisti. Io ho iniziato la carriera normale perché poi non mi reputo il professionista. Mi piace Formula 1, quindi ci gioco. Qui si fa vedere la classifica piloti sul lato sinistro e sul lato destro i nostri appunti. Proprio. Abbiamo il rivale attuale che esce un trattino. Questo trattino praticamente all'inizio del campionato viene inserito il nome del secondo pilota della vostra scuderia. In questo caso è arrivato da Renault e c'era Palmer prima. L'ho battuto, quindi adesso la scuderia sta trovando un altro rivale. Punti di interesse, scusate, i punti di risorse. Questo è quello che ci interessa, perché questo serve a noi per modificare il nostro monoposto. Praticamente possiamo modificare l'aerodinamica, efficienza carburante, tutte queste varie cose che vediamo adesso man mano che trascorriamo. Poi abbiamo il punteggio attuale 21.235 punti, questo sarebbe un punteggio che tutti gli altri giocatori online possono vedere. Cioè non serve a nulla, serve solo per far vedere un altro giocatore che hai questi punti, diciamo. Una cazzata la vedrei comunque. Cioè, l'hanno messo. Obiettivo stagione, vi saranno dati degli obiettivi da raggiungere. Posizione finale miglior 16. Praticamente la scuderia dei nomi dice di fare almeno il 16° posto a fine campionato. Quindi io sono al secondo, quindi per ora. Andiamo avanti adesso. La carriera. Allora, è impostato la lunghezza della corsa 25%, qualifica tentativo unico e durata prove libere. Ho messo breve 30, 30 e 30 minuti. Praticamente ho messo le prove libere, le ho messe complete in modo perché per fare questi punti, i punti risorse che a noi servono tantissimo per migliorare il nostro monoposto, che adesso farò vedere. Andiamo al caricamento. Perfetto, adesso andiamo nelle info. In poche parole, questa qua, familiarizzazione col tracciato. Perfetto, 50 punti su 50, questo già l'ho fatto prima, quindi era per farvi capire un po' il concetto del gioco. Questi punti si andranno ad aggiungere in punti interessi che serve per modificare la monoposto. Ogni gran premio nelle prove libere verranno assegnati questi obiettivi, come si suol dire. Io ho fatto 50 su 50 su familiarizzazione con il tracciato, ho fatto 0 su 50 su gestione gomme e 50 su 50 sul ritmo qualifica. L'obiettivo scuderia mi ha dato 20 su 25, questo perché non sono riuscito a portare a termine gestioni gomme. Quindi 50, 50, 100 più 20, 120 su
sono stati aggiunti 120 punti di risorse. Perfetto, questo è il concetto, queste qua ci aiuteranno a modificare la nostra monoposto. Perfetto, ora facciamo un giro giusto per farvi vedere il gioco. Proviamo a fare questo che non siamo riusciti a fare prima. La difficoltà è difficile, ragazzi. No, stiamo usando le gomme secche. Allora, quando il cerchietto si trova sulla linea viola, cioè sulla barretta viola, lui si resta contornato le gomme in modo ottimale. Quando si trova su quella verde è discreto, e quando va su quella rossa è un eccessivo consumatore e cromatico. Cioè io mi trovo alla seconda curva e già sto in modo discreto, quindi non vedo di farcela. Abbiamo fatto il record del primo parziale della pista. Non ci riusciamo nemmeno stavolta. Non riesco a capire la tecnica, non è un'idea. Almeno accelerando in modo eccessivo. Infatti ragazzi, non sto al massimo. Proprio per evitare di accelerare prima, no, niente. Ora proverò a fare un giro spensierato, come se non ci fosse consumare del minerale, lo scemo è brutto là. Comunque non va bene, non va bene. Le ultime 4 curve, lo schiacciato. Cioè non ho proprio capito il concetto qui. Non si riesce, ragazzi, non si riesce.
vanno per i penali davanti ai coglioni. Tolto dalle palle, ok. Magari ragazzi, se qualcuno sa come fare questa prova, magari può lasciare un commento e spiegarmi in modo da aiutarli, dai. Non riesco proprio a farlo. Abbiamo l'ultima gira, ma cazzo. Cioè, è impossibile non usare lo studio. Però pensate ragazzi, può darsi che apportando le migliorie alla mano posto, migliori anche questo enigma che si sta verificando ora. Probabilmente potrebbe essere un'opzione, tipo migliorare l'efficienza aerodinamica, in modo da usare meno gomme. Per me adesso non ci sono riuscito per niente. Non ci siamo riusciti. Ragazzi, questo è tutto. Lasciate un commento, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo al prossimo video.